Il film inizia con la presentazione di un uomo che ha mangiato pollo per tutta la vita, ma un giorno si imbatte in un'orribile verità. Una donna gli serve del pollo, e poiché l'uomo è estremamente affamato, lo mangia senza fare domande e sputa le ossa. Tuttavia, mentre le fissa, nota uno schema, quindi cerca di assemblarle insieme. Incredibilmente, le ossa formano una mano umana e la sua forma sembra stranamente familiare. Quando l'uomo le fissa per un po', nota che il dito medio è leggermente piegato, proprio come quello di suo figlio. Sembra che l'uomo abbia mangiato la mano di suo figlio. L'uomo si chiama Mark ed è l'amministratore delegato di una grande azienda. Mark ha una carriera di grande successo ora, ma da bambino veniva spesso picchiato dal padre violento. Perciò, da quando Mark ha fondato la sua compagnia, non ha mai più visitato la sua città natale nel Kentucky. Tuttavia, un giorno, quando riceve la notizia che suo padre è morto, si arrabbia leggermente. Mark odia suo padre e non vuole tornare nella sua città natale, ma quando sua moglie Veora suggerisce a tutti di visitare il Kentucky e di porgere i loro ultimi omaggi, accetta con riluttanza. Il giorno successivo, la coppia e i loro due figli, Samsara e Tydon, volano verso l'Appalachia nel Kentucky su un piccolo aereo privato. Lo stesso Mark pilota l'aereo, dimostrando che ha fatto molta strada da quando è scappato dal padre violento. Sulla strada per la loro destinazione, la famiglia si ferma a una stazione di servizio per fare rifornimento. Quando Mark entra nel negozio, nota alcune cose misteriose come teschi umani, animali conservati e insetti in vendita, molto probabilmente per magia nera. Questo ricorda a Mark la sua infanzia oscura e ignorante, quindi alza gli occhi al cielo e si avvicina al bancone con un sacchetto di patatine. Lì, nota il proprietario del negozio cucire una borsa moio. Curioso, chiede al proprietario del negozio, e quest'ultimo risponde che le borse moio possono proteggere qualcuno dalla magia nera. Suggerisce anche alla famiglia di portarne alcune con sé, ma Mark, essendo ateo, respinge la teoria e se ne va. La famiglia prosegue poi verso la loro destinazione finale, e quando Mark chiede ai suoi figli di com'è andato il viaggio finora, insultano il luogo e prendono in giro le persone del posto. Questo fa infuriare Veora, e lei entra in un litigio con Mark. Veora ritiene che Mark consenta che abbiano questo comportamento non disciplinandoli. Tuttavia, Mark risponde rapidamente che non sarà mai come il suo violento padre. Dopo un po', improvvisamente inizia a piovere, facendo tremare violentemente l'aereo. Mark fa del suo meglio per tirarli fuori dalla situazione, ma i venti sono così forti che alla fine perde il controllo e si schianta. Lo schermo si oscura, e in seguito Mark si sveglia con lividi su tutto il corpo in una stanza sconosciuta. Si guarda intorno, e si rende conto che è nella soffitta della fattoria di qualcuno. Improvvisamente appare la proprietaria della casa, la signora Eloise, che cerca di riportarlo sul letto, ma Mark resiste e le chiede della sua famiglia. La signora Eloise, che è molto severa e attenta a tutto, chiama subito suo marito e Harley il loro figlio gigante Lewis. I tre quindi cercano di calmare Mark, ma quando lui cerca di scappare, Lewis lo prende in braccio e lo getta sul letto come una bambola di pezza. Dopodiché, Harley informa Mark che il suo aereo è precipitato il giorno prima e che era solo. Prevedibilmente, Mark si rifiuta di crederci e continua a insistere per trovare la sua famiglia. Cerca di nuovo di scappare, ma proprio in quel momento la signora Eloise gli soffia una strana cipria sul viso, che lo fa addormentare. Ciò implica che la famiglia non è ordinaria e possiede alcuni poteri magici. Più tardi, vediamo la signora Eloise mentre realizza la bambola voodoo di Mark, che lei definisce una bambola bugiti. Spiega che vuole aiutare Mark a tornare in salute usando questa bambola. Dopo aver finito, posiziona la bambola bugiti vicino alla finestra e mette al sicuro la finestra con una polvere bianca per tenere lontano il diavolo. Dopo che se ne va, Mark inizia a cercare un modo per scappare. Si rende conto che la porta è bloccata, così si intrufola fuori dalla finestra e sul tetto. Salta quindi da un tetto a un altro mentre piove molto. Alla fine raggiunge il fienile, dove la signora Eloise si è riunita con molti altri abitanti del villaggio. Qui viene rivelato che la signora Eloise è una guaritrice, che usa i suoi poteri voodoo per curare le persone dalle loro malattie. Dopo un po' la cerimonia ha inizio, e Harley informa tutti che oggi sua moglie userà parti di animali per il suo lavoro. Tuttavia, nel giorno della luna di sangue, farà qualcosa di molto più grande. Inizia quindi il trattamento, ed Harley taglia la lingua di un gatto e la mette nella bocca della bambola bugiti del paziente muto della signora Eloise. Legge quindi alcuni incantesimi e, in modo scioccante, il paziente muto inizia a parlare. Mentre la folla esplode in applausi, Mark osserva tutto svolgersi da un grande buco sul tetto. In seguito, Eloise si sposta al paziente successivo cieco di nome Julius. Lei mette gli occhi di una capra nelle orbite della bambola di Julius e inizia a cantare alcuni incantesimi.
Dopo pochi secondi, Julius riacquista la vista e indica subito Mark, che sta sbirciando dal tetto. Terrorizzato, Mark si abbassa rapidamente, ma la signora Eloise e la sua famiglia si precipitano in soffitta per controllare. Lo trovano alla fine all'interno della stanza, ma notando la finestra aperta e il corpo fradicio di Mark, la signora Eloise capisce che è uscito dalla sua stanza. Tuttavia lascia correre e gli chiede cosa ne pensa delle sue capacità. Prevedibilmente, Mark non crede nei suoi metodi e la paragona invece al suo padre superstizioso. Sente che i suoi trattamenti sono psicosomatici, ovvero seguono una teoria secondo cui se qualcuno crede disperatamente in qualcosa diventerà fisicamente vero. La signora Eloise è offesa e ribatte in modo commovente che le persone del suo villaggio credono in questi trattamenti perché non hanno accesso a una buona assistenza sanitaria. Chiude quindi a chiave la finestra e la porta, prima di lasciarlo solo. Il giorno successivo, Mark si sveglia e trova un piatto pieno di carne. Lui si gode il piatto preparato dalla signora Eloise, prima di scusarsi con lei per essere stato scortese l'altro giorno. Lei lo perdona e va in cucina a prendere un altro piatto a Mark, lasciando aperta la porta della soffitta. Approfittando dell'occasione, Mark tira via velocemente il campanello attaccato alla porta, in modo che non faccia rumore quando cerca di scappare. Dopo aver finito il cibo, la signora Eloise tira fuori alcune ossa, spiegando che possono raccontare il futuro. Lei sostiene che queste ossa le dicono che nel giorno della luna di sangue, Mark toglierà tutto il veleno dal suo corpo e incontrerà la sua famiglia. Gli dice quindi di buttare le ossa sul letto per saperne di più sul suo futuro. Tuttavia, l'uomo si rifiuta di partecipare e la signora Eloise commenta che Mark è proprio come suo figlio Lewis prima che lei lo facesse diventare sano. Dopo che la signora Eloise lo ha lasciato con le ossa, Mark si annoia e inizia ad assemblarle, e con suo orrore si rende conto che è una mano umana. Inoltre, sembra essere la mano di suo figlio Tydon, siccome anche lui ha un dito medio rotto. A causa della rivelazione, un terrorizzato Mark vomita tutto quello che ha mangiato. Usa quindi le sue abilità di apriporta per aprire la porta e sgattaiolare fuori dalla stanza. Con i suoi piedi feriti Mark si trascina al piano di sotto, ma prima che possa scappare il corvo domestico della signora Eloise l'avverte, spingendolo a nascondersi. Lei si precipita in soffitta per controllare il suo prigioniero, ma a quel punto Mark è già scappato di casa. Corre nel bosco e incontra i detriti dell'aereo precipitato. Dentro, vede il sangue della sua famiglia, ma nessun cadavere. Mark poi nota una capanna nelle vicinanze, ma prima che possa indagare, crolla a terra per la stanchezza. Il giorno dopo, si sveglia di nuovo nella soffitta della signora Eloise e la nota partire per il mercato con Earl dalla finestra. Mark poi si toglie la fasciatura dai piedi e, con suo orrore, trova una punta di metallo infilata dalla signora Eloise per impedirgli di guarire e scappare via. Senza altra scelta, fa appello a tutta la sua forza e il suo coraggio per tirare fuori il chiodo. Fa anche del suo meglio per trattenersi dall'urlare, in modo che nessuno possa percepire la sua fuga. Dopo il doloroso calvario, Mark si avventura di nuovo e nota tre tombe appena scavate. Temendo che possano appartenere a sua moglie e ai suoi figli, scava freneticamente le fosse, ma si scopre che sono solo le tombe di animali sacrificati. Sollevato, Mark si dirige al fienile dove trova un seminterrato. Quando lo ispeziona, si imbatte in alcuni dei libri di magia oscura della signora Eloise e dei cadaveri profanati. Lui esamina i suoi libri e scopre che lo sta preparando per il giorno della luna di sangue, quando farà l'incantesimo di trasferimento della vita. Per questo incantesimo viene sacrificata la vita di una persona per curare le ferite di qualcun altro. Sebbene Mark sia terrorizzato, presto riacquista la calma e ribalta le carte in tavola usando i libri magici per creare una nuova bambola voodoo della signora Eloise. Poco dopo, mentre torna nella stanza, sente il suono di un telefono che squilla e dopo averlo cercato per un po' alla fine lo trova. Mark poi riporta il telefono nella sua stanza, ma dimentica di chiudere la porta principale. Quando la signora Eloise ritorna, nota la porta e sospetta che Mark sia riuscito a uscire di nuovo. Ordina immediatamente a Lewis di prendere l'ascia e si precipita verso la soffitta. Mark sente i passi che si avvicinano, quindi con riluttanza si rimette la punta nel piede, cosa che lo fa piangere di dolore. Dopo un po' arriva la donna voodoo. Per fortuna, dopo aver ispezionato la sua medicazione, non trova nulla di sospetto e lo lascia stare. Dopo che se ne va, Mark chiama i servizi di emergenza e un poliziotto locale risponde. Sorprendentemente, il poliziotto rivela che la sua famiglia è arrivata alla stazione di polizia una settimana fa e ha denunciato la scomparsa sua e di Tydon. Mark controlla le sue emozioni e racconta alla gente che è tenuto in ostaggio da una certa signora Eloise e da Earl. Il poliziotto riconosce la coppia e promette di arrivare lì il prima possibile. Qualche tempo dopo, arriva fuori dalla fattoria e parla con la signora Eloise, mentre Mark rimuove la punta di nuovo dal suo piede.
Sfortunatamente questo fa solo infuriare la donna, che si precipita nella soffitta per punire Mark. Afferra la sua bambola e lo sbatte sul letto, e dopo questo, gli fa perdere la voce e avvolge un filo attorno alla bambola, legando di fatto il vero Mark. Dopo che se ne va per incontrare la gente, Mark salta verso la finestra ma non riesce a pronunciare una parola e non riesce ad avvisare il poliziotto. Rifiutandosi di arrendersi, Mark afferra la sua bambola e salta al piano di sotto, ma a quel punto il poliziotto se n'è già andato. Nonostante questo, segue lentamente la gente e alla fine lo raggiunge. Dopo aver messo un filo nella bambola voodoo, Mark riprende anche la sua voce. Spiega poi tutto al poliziotto e gli chiede di andarsene, ma proprio quando si allontanano Mark si rende conto che l'agente è amico della coppia voodoo e lo ha riportato di nuovo nella casa maledetta. Quella notte c'è la luna di sangue e Mark viene quindi trascinato nel fienile, dove si sono radunati gli abitanti del villaggio per assistere al suo sacrificio. Anche Beora, Samsara e Tidon vengono portati nella stalla, con grande sorpresa di Mark. Da un lato è sollevato nel vedere Tidon e il resto della sua famiglia vivi, ma sono insolitamente calmi e silenziosi, apparentemente sotto l'incantesimo della signora Eloise. Dopo l'inizio della cerimonia, la signora Eloise soffia la sua polvere magica su Mark, facendolo addormentare. Viene quindi adagiato su un tavolo, mentre gli abitanti del villaggio esultano per l'eccitazione. La signora Eloise ha intenzione di sostituire il cuore malato di Earl con quello di Mark, così procede a fare un'incisione sul suo petto con un pugnale. Tuttavia, all'improvviso, Mark si sveglia, si toglie la punta dal piede e pugnala Earl dritto al cuore con grande orrore di tutti. Si alza poi dalla tavola, facendo scappare tutte le persone per la paura, inclusa la signora Eloise. Si scopre che Mark aveva in precedenza sostituito la polvere magica della signora Eloise con altro e quindi non ha funzionato. Dopo che la stalla è libera, Mark si avvicina alla sua famiglia e usa la polvere magica originale su di loro. Presto tornano al loro vero sé, ma Mark è devastato nell'apprendere che la mano di Tidon è stata davvero amputata. Successivamente, Mark tende un'imboscata al poliziotto e gli ruba la macchina. Tuttavia, invece di partire con la sua famiglia, torna nella stalla. Nel frattempo, la signora Eloise e altri abitanti del villaggio tornano con il gigante Lewis, e quest'ultimo si precipita nel fienile per uccidere Mark. I due si impegnano in una lotta brutale, ma Lewis prende facilmente il sopravvento. All'improvviso, inizia a rimanere senza fiato e vomita molta acqua prima di morire. Con grande stupore di tutti, Mark aveva annegato la bambola voodoo di Lewis. Furiosa, la signora Eloise urla e lo affronta. Ammette che è stato intelligente per aver annegato la bambola di Lewis, ma non può fare lo stesso con lei perché ha nascosto la sua molto bene. Procede quindi a pugnalarlo, ma Mark soffia la polvere magica sul suo viso, facendola fermare all'istante. Sorprendentemente, tira fuori la sua bambola Bugiti che ha realizzato in precedenza e la martella, facendo volare la vera signora Eloise. Il corpo della vecchia fa cadere un pilastro di legno e il fienile prende fuoco. Prima di andarsene, Mark mette della polvere bianca sulla porta, che presumibilmente può trattenere il male fuori. Poiché la signora Eloise non è altro che un diavolo lei stessa, non riesce a oltrepassare il limite, rimanendo quindi intrappolata nel fuoco. Gli altri locali si confrontano rapidamente con Mark, ma lui minaccia di usare le loro bambole voodoo e gli fa ritirare. Mentre il fuoco avvolge il fienile, Mark torna dalla sua famiglia e insieme scappano dal villaggio. Il film finisce mentre la bambola originale della signora Eloise viene mostrata nel seminterrato, che sembra essere completamente a posto. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!